tutti, perché vedo i ragazzi che giustamente scalpitano, perché era un momento atteso da tantissimo tempo. Come il Presidente poco fa ha evidenziato, facendoci alzare la mano, varie generazioni di insomma, cittadini brasiliani, mannaresi, non solo mannaresi, hanno giocato su questo campo. Perché è un campo molto particolare. Innanzitutto, quando pioveva, si era sicuri che si poteva giocare. Innanzitutto, questa era una garanzia, a differenza anche di altri campi. Ma indubbiamente questo luogo ha fatto crescere tante persone e continuerà, grazie all'investimento fatto, a far crescere, aggregare tanti giovani. E questo penso che sia la cosa più bella per un quartiere molto vivace come quello di Masnago, ma per una città che sta indubbiamente investendo molto nei luoghi di crescita, soprattutto dei più giovani, tra cui i luoghi dello sport dove possono svagarsi. Ovviamente questo è frutto di un grandissimo lavoro, sinergia, di una parrocchia, di un'associazione sportiva che veramente punta tantissimo su questo ambito, direi una delle più importanti della città, e di questo siamo molto orgogliosi, contenti e ovviamente al vostro fianco per quanto possibile, visto che appunto c'è questa bella collaborazione. Complimenti e che sia veramente un luogo, come diceva Don Franco, di gioia, di felicità, ma soprattutto di crescita e di grande formazione. Grazie e complimenti.